Buongiorno a tutti amici del mio canale, benvenuti a Kotor. Kotor è una piccolissima cittadina medievale situata nel Montenegro, davvero molto suggestiva, vale proprio la crociera. Se siete mattinieri, godetevi l'ingresso della nave lungo quello che è chiamato il fiordo del Montenegro, perché è veramente molto emozionante, oltre che Venezia, vedrete. Allora, vi ricordo prima di tutto che il Montenegro non fa parte dell'Unione Europea e dunque non usate la connessione internet dei vostri cellulari, altrimenti rischiate di perdere tutto il vostro credito. Allora, la nave ha attraccato praticamente in città alle 7 del mattino di sabato 11 agosto e siamo ripartiti alle 13. Allora, prima di scendere dalla nave abbiamo rimesso le lancette dell'orologio un'ora indietro che avevamo riportato avanti con l'ingresso in Grecia. Kotor si può fare totalmente in autonomia. Allora, chi vuole fare un semplice in giro a piedi nella città se la può godere tranquillamente, anche coi bambini, anche perché ci sono le mura fortificate, ci sono chiese, palazzi, è veramente bella da vedere. Potete anche salire a piedi sul punto più alto della città con un biglietto che costa 8 euro, è un po' faticoso, soprattutto se fa molto caldo, ma ne vale la pena. Chi invece vuole andare in spiaggia lo può fare perché il mare è caraibico e tra l'altro è molto fresca, la zona è circondata da grotte, si può andare con un taxi. Peraltro i taxisti parlano tutti italiano, non ci sono problemi di comunicazione. Con il taxi, per chi non vuole fare troppa fatica, si può andare ovunque. Basta, tra virgolette, noleggiarlo per l'intera giornata con dei prezzi anche tutto sommato abbordabili e vi portano dove volete, anche alle baie, alle isolette lì vicino, che vale la pena di vedere. Se invece volete vedere un po' di tutto in autonomia, potete anche prendere i classici autobus aperti sopra, vi portano praticamente a esplorare tutte le zone fuori dal centro. So che molte persone a Kotor si fanno seguire da Ivan Brnovic, che spero di avere pronunciato bene, che è il titolare del Kotor Tour. Sotto vi lascio i contatti, ho letto delle recensioni estremamente positive, quindi mi sento insomma di potervelo consigliare. Con oggi la vacanza sta per terminare, domani arriviamo a Venezia e scendiamo. Ma noi ci vediamo per il prossimo video proprio su Venezia, perché sono rimasto un giorno in più e ho fatto alcune escursioni. Ciao a tutti, al prossimo video.